ospiti. E chiamo qui la professoressa Cinzia Manfredi, che ringrazio moltissimo per l'introduzione che vorrà offrirci. La professoressa è una socia, nonché promotrice, del Club di Cultura Classica. Come sapete, il Liceo D'Azeglio ospita il Club di Cultura Classica Ezio Mancino ed è veramente un grande piacere collaborare con loro, anche perché la loro azione permette di accostare quello che è lo studio delle lingue classiche a molte attività che riguardano la cultura classica in genere. Infatti avrete trovato il programma del Club di Cultura Classica e possiamo dire che è davvero molto interessante. Cedo quindi la parola alla professoressa Cinzia Manfredi e la ringrazio tanto per la sua presenza. Grazie. E io continuo ringraziando a mia volta, perché per noi del Club di Cultura Classica tornare in questi... in queste aule è sempre un'emozione. Questo club che ha sede legale qua, con questa fattiva collaborazione ormai da 2 anni, è stato intitolato Ezio Mancino, che in questa scuola ha insegnato 20 anni ed è stato un nome importante per la storia dell'istituto. Io ho avuto la fortuna di averlo come insegnante, e se poi ho sviluppato una grande predilezione per le lingue classiche e non un terribile disgusto come a volte accade, devo dire che lo devo a lui, e quindi ricordo sempre volentieri il suo operato, di cui ho un po' raccolto il testimonial, perché purtroppo il professor Mancino ci ha lasciato piuttosto prematuramente. Il tema portante della serata, peraltro, è un tema a me molto caro, il tema della conoscenza, che è un tema che è ancora molto dibattuto, grazie forse all'esistenza proprio di scuole come questa, dove il dibattito intellettuale è sempre molto vivo. Io ho intitolato il mio brevissimo intervento, perché questa è la serata dei ragazzi, quindi saranno i ragazzi ad avere maggiore spazio, come giusto che sia, e io vi darò un piccolo bignami, una piccola passeggiata su questo tema: la conoscenza come motore per il progresso, perché per noi questo è un concetto assolutamente scontato, ma se facciamo un breve excursus dall'antichità ad oggi, in realtà il concetto di progresso non ha sempre coinciso con quello che noi pensiamo. L'uomo sicuramente ha sempre sentito il bisogno di fermarsi e di riflettere sul suo passato, di fare dei progetti per il futuro, di dare dei confini alla conoscenza, però nelle epoche storiche questo concetto è cambiato parecchio, e nel pensiero antico l'idea di progresso non era in realtà un'idea così positiva, perché c'era la prevalenza di una concezione della storia umana decisamente diversa, e quindi il progresso era l'allontanamento dalla mitica età dell'oro, come tutti voi avrete studiato, e quindi si pensava piuttosto che questa idea coincidesse con un regresso dovuto sicuramente alla manchevolezza della natura umana, che si era allontanata sempre di più dalla sua buona natura primigenia, quindi non era assolutamente un concetto per forza di cose positive, tanto che in Esiodo, e siamo alla metà dell'VIII secolo a.C., la nostalgia rispetto a un tempo presente che è considerato infelice viene espressa con queste parole, per quell'età che Esiodo definisce così: un'aurea stirpe di uomini mortali che crearono nei primissimi tempi gli immortali che hanno la dimora sull'Olimpo. Essi vissero ai tempi di Crono, quando regnava nel cielo, come dei passavano la vita con l'animo sgombro d'angosce, lontani, fuori dalle fatiche e dalla miseria. Nella misera vecchiaia incombeva su di loro tutte le cose belle essi avevano. E ancora nell'antichità greca e romana sopravviveva questo rammarico per questa felicità originaria che era andata perduta, sia nell'opera di Platone, per citare qualche nome qua e là, e sia in quella del poeta invece romano Publio Ovidio Nasone, che nelle Metamorfosi ancora scrive: aurea prima sat est, et asque vindice nullo, sponte sua sine lege, scusate metto gli occhiali perché se non vedo niente, rettunque colerat, cioè fiorì per prima l'età dell'oro, spontaneamente, senza bisogno di giustizieri, senza bisogno di leggi, si onoravano la lealtà e la rettitudine. Ancora, il concetto di progresso, che viene trattato ampiamente già nell'antichità,
viene trattato così negli ultimi versi del quinto libro del Natura di Lucrezio. Il poeta latino non esalta il progresso dell'uomo, non lo condanna, però lo giudica moralmente buono quando, senza contrastare le leggi naturali, è indirizzato al miglioramento della natura stessa e ne colma la lacuna. Quindi c'è già un passo avanti. E poi c'è Seneca. Seneca è un autore molto attuale, come sapete, e lui esprime una fiducia abbastanza forte nel progresso. Quindi è consapevole che il sapere posseduto nella sua epoca è sicuramente un sapere più ampio di quello delle generazioni passate e che è destinato a sua volta ad essere superato dalle generazioni successive. E quindi dice: verrà un giorno in cui il passare del tempo e l'esplorazione assidua di lunghi secoli porterà alla luce ciò che ora ci sfugge. Verrà il giorno in cui i nostri posteri si meraviglieranno che noi ignorassimo cose tanto evidenti. E poi c'è il pensiero cristiano e nasce veramente l'idea del progresso un po' come la intendiamo noi. È un'idea che viene ereditata dalla cultura ebraica. La storia viene intesa come un susseguirsi di avvenimenti che procedono lungo una linea retta, non è più una linea circolare come si pensava nell'antichità. Il meglio non ha un limite, quindi si va avanti verso l'infinito. Ci sono anche in questo caso molti esempi da portare. Sicuramente possiamo ad esempio citare le parole di Bernardo di Chartres, che dice: siamo come nani sulle spalle di giganti, così che possiamo vedere più cose di loro e più lontane, non certo per l'altezza del nostro corpo, ma perché siamo sollevati e portati in alto dalla statura dei giganti. Quindi parole già molto significative secondo quella che è la nostra visione. Andiamo ancora avanti molto velocemente perché abbiamo pochi minuti ancora, e mentre nell'umanesimo il concetto di progresso stenta ancora un po' a definirsi, la consapevolezza però della modernità si fa strada, e quindi abbiamo autori che affrontano questo tema come Giordano Bruno. Nel frattempo il mondo viene sconvolto dalle grandi scoperte geografiche, dalle innovazioni tecniche e scientifiche che cambiano completamente il panorama. Pensiamo a tanti filosofi che sicuramente avete studiato in queste aule, come Bacone, Cartesio, Pascal, che pur nella diversità delle loro dottrine hanno concordato tutti su un'idea. E l'idea è quella che c'è stato un progresso rispetto agli antichi, perché avendo dietro le spalle un tratto più lungo di storia sono più vecchi, quindi sono più saggi di quelli che li hanno preceduti, che è sicuramente un concetto più vicino a noi. Arriviamo al XVII secolo, l'idea di progresso inizia a chiarirsi in maniera un pochino più definitiva. Nella digressione degli antichi e dei moderni si afferma la superiorità, no? La famoso Abate di Saint-Pierre dice ampia ancora l'idea di progresso, la estende al campo della conoscenza e per primo inventa una metafora, anche questa nuova e importante, che è quella della raffigurazione dell'età dell'individuo, le assimila alle varie fasi della storia universale, che però non si corrompe e decade come nel singolo, ma progredisce nel tempo, cioè il ciclo della storia, per fortuna, non ha gli stessi tempi di quello umano. E siamo all'illuminismo. Nell'illuminismo abbiamo numerose opere di filosofia della storia che sono incentrate sull'idea di progresso, con un'unica eccezione, che è quella di Rousseau, che invece auspica un miglioramento pensando a un ritorno alla natura dell'uomo, a un concetto di perfettibilità. Ed è un termine che durante tutto questo secolo viene usato proprio quasi come sinonimo dell'idea di progresso, anche questo è molto significativo. Poi potremmo ancora citare Voltaire, che riafferma l'idea del progresso dell'umanità dalla barbarie alla civiltà come segno del prevalere della ragione sull'irrazionalità, e via discorrendo. Arrivando a noi, analizzando nei secoli ormai più vicini a noi l'idea di progresso, dovremmo considerare vari aspetti. Noi adesso stiamo mettendo in crisi, stiamo un po' tornando indietro perché siamo arrivati alla grande epoca della globalizzazione, stiamo rimettendo in discussione un concetto che inizialmente sembrava così positivo, no? Così avanti, così nuovo. In realtà soltanto nel XIX secolo appunto il concetto di progresso esce dall'indeterminatezza degli autori precedenti, diventa un tema centrale e ben definito. Vengono escluse da questa idea ogni possibilità invece di arresto, di regresso delle sorti dell'umanità. Soltanto dopo, proprio con la globalizzazione, abbiamo rimesso in discussione questi concetti. Ci sono molti esponenti di questo nuovo punto di vista,
vengono messe appunto tante teorie sull'evoluzione, insomma da questo momento la situazione si fa decisamente più complessa. Quindi se è vero che l'idea di progresso è legata chiaramente anche alle tecnologie dominanti, quindi forse ha avuto un impulso maggiore a partire dal Settecento, è un concetto che nelle varie epoche per forza di cose non può che essere messo in discussione. Ci sono varie svolte insomma significative e ci sono anche molti termini, non so se ho ancora qualche minuto di tempo, che avevo evidenziato e che mi piacerebbe ricordare, che ci parlano di progresso e di decadenza già nella storiografia greco-latina. Ad esempio ve ne propongo qualcuno: nel greco classico la riflessione sul progresso è sviluppata più spesso all'interno del campo semantico dell'invenzione, quindi fa riferimento a termini come eurema, come eurisco, perché l'evoluzione consiste nell'acquisizione di tecniche che siano in grado di migliorare la vita dell'uomo. L'idea di progresso si evince poi anche in politica dalla contrapposizione fra vecchio e nuovo nel confronto fra le abitudini arcaiche e le innovazioni future già in Tucidide, che usa termini come arcaio tropa epideumata per indicare appunto le abitudini arcaiche e tra epidignomena, cioè quelle che verranno dopo, per indicare le innovazioni future. Soltanto nel IV secolo a.C. si diffonde l'uso del termine generico epidosis per indicare la crescita, però non ha ancora il senso positivo del termine progresso. Quindi anche dal punto di vista semantico, insomma, si aprirebbe un lungo discorso che però temo di non avere il tempo di fare perché forse dobbiamo dare spazio ai ragazzi. Quindi io vi ringrazio ancora per l'attenzione dedicata dall'Istituto al nostro club. Speriamo di vedervi ogni tanto anche ai nostri incontri e sicuramente proseguirà questa fattiva collaborazione con la soddisfazione di entrambe le parti. Grazie a tutti.